start della corsa come taglio del nastro simbolico ha dato il via al Festival della Solidarietà a Ponticino, che per quest'anno da festa provinciale delle Agli è stata riconosciuta anche come appuntamento regionale. Questo è un festival che è giunto all'ottava edizione e si è sempre concentrato sui temi della solidarietà e sull'attenzione alle persone, soprattutto a quelle più svantaggiate. Quest'anno poi si colora dei toni della regione toscana e quindi assume una valenza ancora più ampia. Un importante momento di incontro e di aggregazione dell'universo toscano delle ACLI che ha coinvolto 43 circoli del territorio, numerosi volontari, operatori ed ovviamente l'intera cittadinanza. Questa festa è possibile anche grazie a tante altre associazioni, quindi questo dà la dimostrazione che il terzo settore, il volontariato, è estremamente funzionale e importante per questo paese. E lo facciamo per passione, ci abbiamo cresciuto i figli da piccoli, grandi, poi a ruota, via via, sicché diciamo da sempre. Diciamo. È una cosa molto importante perché si dà una mano al paese con l'aiuto di tutti, di loro. È un ricchissimo calendario quello proposto per la 5 giorni che si concluderà domenica 10 luglio. Partiamo sempre con lo sport e musica per i giovani e concludiamo sempre con la cena di beneficenza curata dall'associazione Cuochi Arezzo. Nel mezzo appunto ci staranno anche dibattiti politici, culturali, sociali, dove appunto noi questa festa di Ponticino si cerca di collegare veramente collaborazione e confronto con tutte le associazioni del territorio. Non soltanto sviluppare temi politici ed istituzionali come il dibattito di venerdì sera sull'Europa o quello che avrà luogo sabato sera sulla riforma costituzionale in programma a ottobre, come tutti sappiamo. Quest'anno abbiamo voluto anche avere con noi la comunità di San Patrignano per stimolare un dibattito e l'attenzione della comunità provinciale ma anche di quella della regione toscana sul tema delle dipendenze.